Tra le varie funzioni dell'analisi del feno, sicuramente una è probante ed è quella di poter avere degli indizi riguardanti il rischio futuro di riacutizzazioni. Per cui i pazienti che hanno un feno alto, soprattutto noi abbiamo visto nel nostro studio in vita reale che valori superiori a 40 ppb, in altri studi anche superiori a 50 ppb, possano in qualche maniera riconoscere pazienti che hanno un alto rischio di avere riacutizzazioni future. Quindi in questo senso direi che è molto importante poter misurare il feno non solo per porre una valutazione di fenotipizzazione del soggetto, ma anche attraverso il monitoraggio capire se il paziente stia andando verso un peggioramento della patologia sottostante, cioè il processo infiammatorio, che ci indirizza poi ad un incremento della terapia di mantenimento e di conseguenza il paziente potrebbe anche evitare la riacutizzazione per sé. Inoltre, tra questi pazienti, alcuni purtroppo non riescono col potenziamento di terapia di mantenimento a raggiungere l'adeguato controllo clinico, per cui mantengono questa caratteristica di riacutizzazioni frequenti. E in questa popolazione è molto importante ripetere il feno, perché qualora si presentasse ancora alterato, sarebbe utile proporre una terapia biologica con un biologico che sia in grado di ridurre lo stato infiammatorio feno correlato.